Benvenuti in questo nuovo video, primo video nello studio nuovo, infatti sto ancora calcolando bene come mettere le varie luci, i vari sfondi, per ora questa è una prova, fatemi sapere intanto come vi sembra, anche l'audio, tutto quanto. E oggi siamo qui per provare She Glam, faremo una full face. L'ultima volta, se non l'avete vista, avevo provato una box a tema San Valentino, che mi era piaciuta, e oggi invece volevo provare proprio i must have, diciamo i best seller del brand, proprio perché l'ho visto tipo ovunque, tutti questi blushini, la cipria doppia, waterproof, cioè proprio robe assurde. Direi subito di partire dalla saponetta, questa è quella che ci propone appunto She Glam. È molto piccolina, pack in plastica, e il prezzo è di 3 euro. Secondo me per l'insieme forse già così preferisco quella di Essence perché non costa tanto di più quella di Essence e il pack è veramente un po' bruttino. Comunque andiamo a provarlo. Bagno sempre con un setting spray. Ok, lo massaggio bene anche qua sul coperchietto e vado a pettinare. Di solito io pettino un pochino verso il basso e poi tutto, vedo già dei residui bianchi, tutto verso l'alto. Mi sembra che le fissi bene comunque. L'unica cosa, devo capire se effettivamente rimangono ben su tutto il giorno, però non le rende pesanti o altro. E alla fine sembrava ci fosse un alone biancastro, invece è diventato trasparente. Andiamo avanti con questo prodotto che mi ispirava, si chiama Birthday Skin Primer Pigment Perfector. Quindi in teoria, cioè da quello che ho capito, dovrebbe anche un po' andare a uniformare l'incarnato. Non lo so, direi subito di andarlo a provare. Questo è il pack, sembra una crema. All'interno si vedono che tipo ci sono delle piccole particelle. Questo costa 6 euro, vediamo cosa fa. Oddio, sì, vedete che sta colorando? Oh my god, ma sbaglio, sta diventando anche un po' verde. Provo a metterlo su metà viso, vediamo se cambia qualcosa. È come se mi avesse schiarito. Però comunque in generale mi ricordo che in Cina, Corea così, le ragazze tendono a schiarirsi, quindi forse è questo il senso del prodotto, che mettono sempre quelle creme per diventare bianche, bianche, bianche. Infatti rispetto alle mani, cioè boh. È arrivato il momento del fondotinta. Ho voluto comprare questo qua che è più idratante. C'era anche la versione opaca, però avendo la pelle abbastanza secca non aveva senso. Non so se la colorazione sia giusta. Ho preso la nude dal pack, sembra un po' scurino, ma confidiamo in lui. È molto bello, è in vetro, ed era addirittura confezionato, custodito all'interno di questo bellissimo appunto sacchettino. Ed è, cioè, super luxury come idea, perché quando mai ti mettono addirittura una protezione? Quindi niente, proviamolo. Il prezzo è di 8 euro, questa è la texture. Dai, forse non ho neanche sbagliato troppo con il colore, se non ossida. E sto usando la spugnetta di Make Up For Ever perché ho dimenticato l'altra. Carino. È molto leggero sul viso e si vede che è idratante. Non copre tantissimo, però uniforma abbastanza bene. Non ho preso un correttore, non lo so, si vede che non c'era nessuno che mi ispirava, quindi metterò fondotinta. Non so perché io non l'abbia preso, boh, o me ne sono dimenticata o non mi piaceva. Queste sono le due opzioni, ecco. Il mio momento preferito, blush e bronzer. C'erano diverse colorazioni, io ho scelto Birthday Suit e Golden Sun. Andiamo prima con il bronzer. E questo è l'applicatore. E sempre con la spugnetta andiamo a sfumare. Ah, delicato, eh. Mi sembra che vada a togliere un po' il fondotinta sotto. Cioè, invece perché è sottile e comunque l'effetto è molto naturale, si vede leggermente l'ombreggiatura. Non lo so, forse devo provarlo altre volte per dirvi un parere finale. Per ora, meh. Proviamo il blush. Oh, questo è molto meglio.
Beh, blush molto molto carino, questo secondo me ne vale assolutamente la pena, anche perché costano 4 euro, quindi pochissimo. Possiamo procedere con la Cyprian, la super virale Cyprian. Ogni volta che metto il fondotinta le unghie diventano ancora fondotinta. Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. Quindi da una parte abbiamo la parte, forse se non la rompo prima, compatta, eccola qua, trasparentina. E invece dall'altra parte, che non so ancora come si apra, ok, forse girando, sì, abbiamo quella in polvere libera. Proverei da una parte questa, quindi questa compatta, vediamo com'è, e la vado a tamponare in questa zona. Beh, è andata a levigare, lo vedete? Si vede, sì, si vede, bella questa. Molto levigata, molto moltino. Sì, senza correttore mi si vedono un po' le occhiaie, però facciamo finta di niente. Mentre dall'altra parte proviamo quella in polvere libera. Ma levigo allo stesso modo, secondo me è esatto, cioè semplicemente è quella sopra ridotta in polvere. Perché tamponando così con il pennello sembra assolutamente la stessa identica cipria. Posso ufficialmente dire che questa saponetta per le sopracciglia è bocciata. Via. Cipria invece è molto promossa. Bene, direi di passare un attimino agli occhi, poi completiamo la base. Ho acquistato questa palette, c'erano vari segni, io ho preso Sagittario, non perché fossi interessata a questo segno, ma perché aveva queste colorazioni violacee molto molto carine. Mi ispirava anche quella sul verde, però vabbè, alla fine ho scelto lei. Il prezzo è di 5 euro, come vedete non ha lo specchietto e ha 8 colorazioni. Mi ispira un sacco questa qua che è tipo glitterata, ovviamente la proveremo. Iniziamo subito con il primo colore, questo qui che useremo per la transizione. Lo applichiamo per bene tutto tutto qui. Per questa palette forse conveniva applicare un primer sul bianco per farlo risaltare al meglio, però vediamo come funziona anche solo così. Con un pennellino più piccolo prelevo questo colore qua che è uguale esattamente al mio body top, e vado a scurire l'angolo esterno qui. Oh, pigmentato questo. No, mi sa che voglio fare un elo, quindi vado anche nella parte iniziale e sfumo. Ora direi subito di andare a provare uno shimmer, quindi vediamo un po' di swatch. Vediamo questo, questo, già il mio preferito. Che bello! Quanto è carino il glitter. Questo e poi sopra questo. Comunque è una cosa, secondo me, dei brand low cost, che gli shimmer non sono mai super power. Vedete? Un po' spentino, ecco. Vabbè, più o meno così. Ora andiamo con i glitter, la mia parte preferita. E li picchietto tic 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 sopra. Questi sono davvero fighi. Secondo me con una base glitter sotto sarebbero ancora meglio, però non ce l'ho qua in studio. Andiamo avanti con le sopracciglia. Ho comprato questa duo con da una parte la penna e dall'altra parte la micro pencil. Non so effettivamente sopra la saponetta adesso quanto scriverà, ma proviamo. Bella la penna. Forse ho parlato troppo presto. Non scrive già più. No! Secondo me è colpa della saponetta sotto comunque. Non lo so. Devo provarla con un'altra saponetta, ma mi sembra che non sta già, cioè non scrive già più. Che rottura. Dai, ma io credevo in questi prodotti, non può essere un mega fail, scusate. Proviamo la micro pencil a sto punto. Non capisco se è troppo rossiccia. Io ho preso la colorazione top, però secondo me si intravede un po' che vira il caldo, non è super fredda come matita e è costata 3 euro. Applichiamo quindi le ciglia finte. Era un pacchetto da due con questi modelli qua, molto carini devo dire, e penso siano uguali,
Quindi applico e torno subito da voi. Ecco qua il look con le ciglia finte. Mi sono dimenticata una matita, devo organizzarmi, scusate. Quindi si vedrà un po' lo stacco appunto con la mia parte interna dell'occhio. Però sono molto belle, cioè per un look del genere secondo me ci stanno veramente bene. Non sono super naturali, sono abbastanza extra e fake. Però l'effetto mi piace. Voi che dite? Con questo look secondo me ci stanno proprio top. Ok, completiamo il look con un po' di blush. Ho comprato queste due palettine con all'interno tre blush ciascuna, sia rosa che più aranciati. In realtà volevo prenderne solo una, poi però ho detto cavolo, ma sono così carini questi blushini, quanto sono belle. Cioè questo qua mi piace tantissimo, veramente. Peccato per il pack, posso dire, il pack è veramente bruttino. Cioè cosa c'entra sto gelato? Non lo so, non mi piace. Vabbè, fatto sta che oggi, visto il look, utilizzeremo questa qui rosa. In realtà non c'è niente sul lilla, quindi penso che farò un mix di questi due, dai. Carino, ci sta. Alla fine aggiungo più chiaro, per dare questo effetto un pochino tipo da bambolina. Come sapete esagero sempre, ma perché adesso andiamo a fare anche le lentiggini. In realtà l'ho già provato, ero troppo curiosa, e assomiglia tantissimo, si chiama Freak Please. Assomiglia molto a quello di Lotti London, è abbastanza caldo, e io di solito appunto faccio un po' di puntini così a caso, in questo caso lascio un pochino lì, ovviamente dipende dal prodotto, alcune volte bisogna tamponarlo subito, tipo quello di Nabla, se non lo fai subito, pum, rimane lì come se fosse un tatuaggio, e invece così appunto lascio un pochino, cerco di farli più a caso possibile, non deve essere assolutamente simmetrica come cosa, perché sennò sembrano troppo fake, e poi col dito vado tap 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 a sfumare tutto, così vedete che l'effetto è più naturale. Io amo le lentiggini, soprattutto nei look più naturali, quelli solo con un po' di mascara, così adoro, danno subito un tocco in più e mi aiutano anche magari con le macchioline del viso, no? Tipo questa qua, ne ho una qui giga, quando non voglio farla notare troppo aggiungo qualche lentiggine così e via. Cosmic Crystal Mousse Highlighter, e l'avevo swatchato e raga, non era niente di che, cioè non lo so, adesso magari provandolo è anche bello, ma visto così insomma sommina. Quindi andiamo a prendere un pennellino. La consistenza in realtà è anche molto carina, non è proprio mousse, cioè è abbastanza rigida, però. E lo andiamo ad applicare qui. Si vede? Non mi piace per niente proprio. E l'altro che ho preso in realtà è tipo un glitter, però vorrei provare a usare anche un po' come illuminante. Questo è tipo sempre stile Euphoria, no? E sono strafighi perché hanno tutti questi riflessi con 3000 colorazioni diverse. Non so se adesso in fotocamera voi li notate, forse col flash, non lo so. Però dal vivo sono strafighi, tipo un po' olografici. Mi sa che voi non li vedete. Comunque questo era il pack, non ve l'ho fatto vedere. Strafighi. Sì, me lo immagino un po' più tipo da discoteca, così, no? Che se non ci vado da anni, ma vabbè, particolari. Dettagli. Costa 3 euro questo. Secondo me, se vi piace lo stile Euphoria, glitterini, cose varie, molto bellini. Ultimo prodotto, labbra. Ho preso questo matitone Glam 101. Da una parte c'è la matita e dall'altra parte c'è tipo una matito... un matitone. Un matito colore nude, ovviamente. Proviamolo. Dovrebbe essere un pochino più scura la matita e questo matitone più chiaro. Diciamo che non è la matita più pigmentata del mondo, però è un marroncino che mi piace. Un po' dura. Vabbè, proviamo l'altra parte. Comunque questa è molto più cremosa, già meglio. Allora, vi dirò, l'effetto finale mi piace molto, ma la matita è terribile. Ci ho messo non so quanti minuti per metterla, mentre la parte qua del mattone cremoso, bellissima. Diciamo che per 3 euro uno se lo può fare anche andare bene.
Però la matita Shiglam per piacere falla un pochino scrivente, cremosa, scivolosa, perché così veramente mi si spaccavano le labbra mentre lo applicavo. Questa quindi è la Full Face solo utilizzando prodotti Shiglam. Che dite? Secondo voi è promossa o bocciata? Allora sì, volevo ispirarmi un pochino al mood Euphoria, però secondo me nell'insieme non è malvagia, cioè per il prezzo che ha potrei uscirci tranquillamente. Vi dico secondo me i prodotti che si salvano da questa Full Face. La cipria molto carina, ovviamente devo provarla meglio, ma per ora mi è piaciuta. Poi il blush molto carino, molto molto carino. Il fondotinta, anche questo secondo me copre bene, non evidenzia eccessivamente grana la pelle, anzi. Le ciglia finte, cioè per un euro, cioè costano pochissimo, assolutamente queste prendetele. E questo delle lentiggini mi è piaciuto, fa l'effetto abbastanza caldino, quindi se vi piacciono le lentiggini calde può essere, può fare il caso vostro. Glitterino, è troppo bello, cioè io vi giuro vorrei riempirmi la faccia di questo glitterino, quanto è figo. Ah beh, in realtà sapete che mi è piaciuto anche molto il blush, questo qui, sono molto carini, secondo me poi quando utilizzerò quella più aranciata mi piacerà ancora di più. Quindi magari le vediamo insieme nelle storie. Niente, questo era tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemelo sapere con un commentino. Non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto. Vi mando un bacione gigante. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye bye!